solution used a geographic information system. So the data house will be communication information. Ma in poche parole è un sistema, un software che permette di gestire le geometrie, le entità geometriche sul territorio e le informazioni legate a tabelle e l'associazione di queste. Quindi noi potremmo interrogare una geometria e avere delle informazioni. Un po' come l'utilizzo del browser o l'utilizzo dei software grafici unito alle tabelle. Presento subito un'applicazione per capire cosa sono i visi. Mediante i software GIS ho potuto fare un incontro di questo genere. Questo qua è Milano. No, aspetta, tanto adesso vedo un po', faccio per qualche ora, così, anche mezz'ora per il mondo. Un attimo la carellata e poi vediamo. Il GIS è come anche il cappello, tende a caricare tutte le strade di Milano e con pochissime operazioni calcolare per tutte queste strade qua, quelle principali sono 237 km, mentre tutte le altre, quelle un po' più piccole, sono 228 km. Questa è l'area di Milano. Ma forse il centro di Milano, questo è un battito orientale del centro di Milano. E i dati sono stati presi da OpenStreetMap, che dopo vedremo in particolare per OpenStreetMap, è comunque una mappa libera di tutto quello che possono contribuire. Ho preso delle informazioni sui servizi pubblici, questi sono dei servizi pubblici di Milano, che hanno cominciato a mettere sulla mappa, quindi si possono vedere dei livelli come i programmi di tutte le strade e posti edifici pubblici. Volevo cercare qualcosa di più e ho inserito i dati di Cosper, quindi ho preso Cosper, che per me è proprio simile alla Facebook, e mi ha permesso di trovare qualche attività commerciale, in effetti non sono tutte perché sono molti di più qua a Milano, però ho ricevuto un'informazione e ho messo su come vedete. Volevo qualcosa di più, ho cercato Twitter. Il Twitter, che è un social network un po' più noto, da parecchio tempo, ma in questi ultimi periodi si sta evolvendo questa parte geografica. Noi possiamo abilitare nel nostro cellulare la geolocalizzazione e appunto di referenziare. Noi possiamo geolocalizzare questi Twitter e vedere dove sono stati presi. Questi quindi sono i Twitter che sono stati presi in un pomeriggio a Milano. Questa è la mappa delle concentrazioni dei Twitter. Adesso, noi abbiamo preso una cartina di Milano. Abbiamo detto, facciamo un'analisi, qualsiasi tipo di elemento che civilmente per Milano, sono una determinata zona. Quindi abbiamo preso le strade da OpenStreetMap, che erano anche dati. Abbiamo preso le attività di Cosper, sono andato sugli attività di Milano, ho preso le attività pubbliche, ho preso i Twitter e le organizzate. Ho preso, ho messo insieme tutti questi livelli e ho creato una mappa della concentrazione. In queste zone qua, quelle più all'azzurro, ci sono stati molti più Twitter rispetto alle altre. Questa è un'analisi. Un'analisi di questo tipo sono diciamo alla base dell'utilizzo dei software GIS e sono sempre più spesso utilizzate in vari ambiti professionali e per rappresentare appunto cosa succede nelle nostre città. Delle analisi ulteriori già fatte perché quindi, graficamente sono una volta registrata una mappa di concentrazione, però si possono tirare fuori tante informazioni. Infatti in questo punto, in questo